Dopo le affermazioni della Valcar Travel and Service tra le allieve, del Team Breganze Millennium tra le junior e della Borgo Molino Rinascita Ormelle tra gli allievi, continuano le gare valide per l'assegnazione del titolo italiano cronometro a squadre. A salire sulla rampa di partenza della gara organizzata a Fiume Veneto dal gruppo ciclistico Bannia saranno ora gli junior, una delle categorie che da sempre regala le maggiori emozioni. O almeno così è stato nel 2020, con i trevigiani del Borgo Molino capaci di salire sul gradino più alto del podio sbaragliando la concorrenza. E anche questa volta sarà la formazione nero-verde la principale indiziata al successo finale. Per due ragioni. La prima è che possono schierare tre dei ragazzi che già l'anno scorso vinsero la gara. La seconda, molto meno positiva, è che quest'anno al via ci sono solo sei formazioni. Un grosso peccato, visto che una rassegna tricolore merita rispetto, sempre e comunque. Per quanto i numeri dei partenti siano bassi, non si può dire lo stesso della qualità degli atleti, tra cui spicca Samuele Bonetto, fresco campione del mondo in pista e a cui gli organizzatori hanno tributato un premio speciale. Tornando alla gara valida per l'assegnazione del titolo italiano, disputatasi sulla distanza di 25 km, con il tempo di 32.48 al sesto posto hanno chiuso i friulani della Danieli 1914 Cycling Team, il cui trenino era composto da Thomas Casasola, Alessio Menghini, Francesco Zampa e Matteo Milan, fratello dell'olimpionico Jonathan, presente sul traguardo. Meglio di loro, di una ventina di secondi, hanno fatto i padroni di casa dell'UC Pordenone, con Enrico Dalla Cia, Matteo Orlando, Matteo Menegaldo e Brian Olivo, fratello minore di Alan, responsabile tecnico di questa rassegna tricolore. Quarta piazza per l'SC Fontana Fredda, che ha schierato al via Mattia Marcon, Jacopo Cia, Diego Barriviera e Alessandro Darios. Il loro tempo è stato di 31 primi e 39 secondi. Ma sono state tre le squadre a scendere sotto il muro dei 31 minuti. Con il tempo di 30 minuti e 54 secondi, Luci Giorgione ha chiuso al terzo posto, mettendo in strada l'artiglieria pesante, Giovanni Zordan, Simone Grigion, Leonardo Vardanera e il già citato Samuele Bonetto. Le trenate dall'Iridato non sono però bastate ai frulani per fare meglio dalla bustese Olonia, che ha fermato le lancette sui 30 primi e 38 secondi, grazie alle prestazioni di Stefano Andreotto, Giovanni Maria Morello, Tommaso e Gabriele Bessega. Ma come già successo nella prova degli allievi, ancora una volta a spodestare dal primo posto i Varesotti sono stati i veneti della Borgo Molino Rinascita Ormelle, che, sfruttando lo stato di forma di Alessandro Pinarello, Alberto Bruttomesso, Stefano Cavalli e Matteo Scalco, abbassano i 6 secondi il limite dei Varesotti e si confermano i migliori interpreti della specialità. Una prestazione sontuosa quella dei ragazzi del presidente Pietro Nardin, capace di coprire i 25 km del percorso in 30 primi e 31 secondi, alla media di 49,72 km/h. E allora andiamo a sentire questi jet neroverdi. Borgo Molino Rinascita Ormelle ancora protagonista nella prova cronosquadre dopo Treviglio, un altro grande successo. Scalco, tu l'anno scorso non c'eri, raccontaci le emozioni di questa vittoria. No, beh, io l'anno scorso non c'ero, ringrazio i miei compagni per tutta l'esperienza che mi hanno dato. È stata una gara dura, impegnativa anche per il vento e siamo contentissimi di com'è andata. Cavalli, tu c'eri a Treviglio, raccontaci le differenze, come l'avete impostata questa prova? Ma le differenze erano importanti perché a Treviglio c'erano molte curve e molti rilanci, qua invece c'erano molti stradoni e da far velocità, e ci siamo riusciti e è merito di tutta la squadra e sono davvero contento. Alberto Bruttomesso, tu quest'anno a esultare ci sei ormai abituato, però qual è il gusto di una vittoria di squadra? Sì, diciamo che quest'anno sono riuscito a alzare le braccia più volte e questa è la ciliegina sulla torta e la maglia tricolore è sicuramente il sogno di tutti i corridori italiani, penso, e oggi sapevamo che poteva andare bene, l'abbiamo preparata e il vento non è stato dalla nostra parte, però c'era per tutti e siamo contentissimi così.
A Pinarello lasciamo la domanda più difficile, e cioè chiudere il bilancio, fare il bilancio di 2 anni di attività negli junior. Quali sono i ricordi che ti porti nel cuore di più e a chi va la dedica di questi 2 anni? Beh, sono stati 2 anni fantastici, col Borgo Molino è stata come una famiglia e non ho avuto mai nessun problema, sempre stato seguito su tutto. L'anno scorso abbiamo vinto la crono squadra sempre a Treviglio, quest'anno ci siamo ripetuti qua a Fiume Veneto e non posso dire che ringraziare tutta la squadra, chi ci segue e tutti gli sponsor che permettono di farci correre.